Perché questo generale non rifiutò di diventare imperatore solo una volta, ma ben tre volte? Se non lo sapete, stiamo parlando del generale Tiberio Claudio Pompeiano, genero e uno dei più stretti consiglieri dell'imperatore Marco Aurelio. Nato ad Antiochia, in Siria, all'inizio del II secolo d.C., Pompeiano si elevò da umili origini per diventare uno dei generali più rispettati del suo tempo. Suo padre era un membro di alto rango dell'ordine equestre della classe senatoria e, col tempo, riuscì a far ottenere a Pompeiano la cittadinanza romana durante il mandato di Claudio. Pompeiano salì alla ribalta durante la guerra romano-partica del 161-166, quando aveva circa 35 anni ed era sotto il comando dell'imperatore Lucio Vero, che governava a fianco di Marco Aurelio. Il notevole servizio reso da Pompeiano lo portò alla carica di senatore, per poi ricoprire il ruolo di console nel 162 d.C. Ottenuta la fiducia di Marco Aurelio, Pompeiano fu nominato governatore militare della Pannonia Inferiore dopo la campagna partica. Dal 164 al 168 affrontò una sfida importante quando a un'invasione longobarda seguì una minaccia più grave da parte dei Marcomanni. La vittoria sui Longobardi lo contraddistinse come leader militare e divenne rapidamente uno stretto consigliere di Marco Aurelio. Nel 169 Lucio Vero si era gravemente ammalato ed era morto, lasciando vedova la figlia di Marco Aurelio. Il suo nome era Lucilla e credo che la ricorderete nel film Il Gladiatore. Essendo la figlia dell'imperatore e ancora piuttosto giovane, appena ventunenne, Marco Aurelio organizzò un matrimonio tra Lucilla e Pompeiano, che all'epoca aveva già ottenuto due volte il titolo di console. Il matrimonio con Lucilla solidificò la posizione di Pompeiano e lo legò alla dinastia di Nerva Antonino. La fiducia di Marco Aurelio in Pompeiano divenne tale che l'imperatore lo invitò anche a diventare Cesare ed erede, ma Pompeiano rifiutò l'offerta, scegliendo invece di continuare a servire come generale. Questo episodio ricorda sicuramente la scena del film Il Gladiatore, in cui Marco Aurelio offre a Massimo il trono imperiale. In effetti, questo fu il primo dei tre rifiuti di Pompeiano di diventare imperatore. Passò un decennio e nel 180 d.C. Marco Aurelio morì. Commodo, che all'epoca aveva 18 anni, salì al trono. Da generale esperto, Pompeiano cercò di consigliare a Commodo di rimanere sulla frontiera danubiana fino a quando non fosse stata completata la conquista dei Marcomanni, proprio come aveva previsto Marco Aurelio. Il giovane imperatore, però, non aveva interesse a continuare la guerra e decise di stipulare un accordo di pace con i Marcomanni, rientrando a Roma nell'autunno del 180. Due anni dopo, Commodo affrontò una congiura guidata dalla sorella Lucilla. Il tentativo di assassinio fallì e Lucilla e gli altri cospiratori furono giustiziati. Non essendoci prove della sua partecipazione al complotto, la vita di Pompeiano fu risparmiata. In seguito a questa congiura, Pompeiano, adducendo l'età avanzata e problemi di vista, si ritirò dalla vita pubblica. La sua decisione fu motivata non solo dalla necessità di evitare ritorsioni, ma anche dalla crescente instabilità politica di Roma. Si rifugiò nelle sue terre in Italia, lontano dalle macchinazioni del potere imperiale. Alla morte di Commodo, nel 192, Pompeiano tornò a Roma e riprese il suo posto in Senato. Pertinax, allora prefetto urbano, offrì il trono imperiale a Pompeiano, ponendo una scelta che avrebbe potuto cambiare il corso della storia romana. Con il suo notevole acume politico, Pompeiano sorprese tutti rifiutando l'offerta per la seconda volta, rifiutando di cedere alla tentazione del potere. Pertinax approfittò del vuoto di potere e accettò di essere proclamato imperatore, per poi essere ucciso dalla guardia pretoriana 87 giorni dopo. Fu allora che l'ambizioso senatore Didius Iulianus riuscì a corrompere i pretoriani per salire al trono. Ma la sua ricerca di appoggio tra le truppe dell'esercito romano si scontrò con alcune difficoltà e Giuliano temette di subire la stessa sorte di Pertinax. Di fronte a questa minaccia alla sua vita, Giuliano si rivolse a Pompeiano, proponendogli di diventare coimperatore. Per la terza volta Pompeiano rifiutò l'offerta, dicendo che era vecchio e aveva problemi di vista, il che ovviamente rendeva Giuliano vulnerabile. Il 1 giugno 192, i senatori invitarono i soldati a entrare nel palazzo imperiale
e ad assassinare Didius Iulianus. Pompeiano anticipò abilmente l'instabilità e il caos politico di Roma e scelse di rimanere lontano dalle luci della ribalta, vivendo il resto della sua vita in modo tranquillo.